Dal Vangelo secondo Marco. In quel tempo Gesù e i suoi discepoli, compiuta la traversata fino a terra, giunsero a Genezaret e approdarono. Scesi dalla barca, la gente subito lo riconobbe e, accorrendo da tutta quella regione, cominciarono a portargli sulle barelle i malati, dovunque udivano che egli si trovasse. E là dove giungeva, in villaggio, città o campagne, deponevano i malati nelle piazze e lo supplicavano di poter toccare almeno il lembo del suo mantello, e quanti lo toccavano venivano salvati. Sia lodato Gesù Cristo, sempre sia lodato. Eccoci giunti lunedì 6 febbraio 2023. Ricordiamo oggi e preghiamo i martiri San Paolo Michi e compagni. Abbiamo letto il Vangelo della Santa Messa di oggi, tratto dal capitolo 6 di San Marco, versetti 53-56. Continuiamo la nostra lettura del testo del teologo Bonhoeffer, tratto dal libro La vita comune. Se è vero che noi cristiani maturi ci troviamo in difficoltà a connettere al senso generale un capitolo dell'Antico Testamento, ok, quindi leggo un capitolo dell'Antico Testamento, il libro di Giudici, del libro delle Lamentazioni, del libro di Geremia, del libro di Ester, del libro di Giobbe, del libro, non so, quello che volete, Osea, quello che volete. Quindi io leggo un capitolo. Lui dice, se è vero che noi cristiani maturi ci troviamo in difficoltà a connettere al senso generale, cioè di tutto l'Antico Testamento, così come del Nuovo Testamento, un capitolo, quindi non riusciamo a metterlo dentro il suo contesto, restiamo come inebetiti e non riusciamo a capire, lui scrive, questo è un fatto di cui possiamo solo vergognarci profondamente. Infatti, che tipo di conoscenza della scrittura dimostriamo così di avere e che tipo di lettura ne abbiamo fatto fino a questo momento? Si può dargli torto? Si può dire che sta sbagliando? Fino ad oggi, noi, che lettura abbiamo fatto della parola di Dio? Stiamo parlando della parola di Dio, non di un giornale. Cioè, quanto la parola di Dio illumina i nostri passi, come dice il Salmo. Lampada per i miei passi, la tua parola, luce sul mio cammino. Ho giurato e lo confermo di voler custodire i tuoi precetti. Quanto è vero tutto questo? Perché se la lampada dei miei passi non è la parola di Dio, vuol dire che lei è qualcos'altro. Perché di una luce ho bisogno, di quale è tutto da verificare. Sapete, una luce è fondamentale. Se poi prendo una luce sbagliata, se mi faccio illuminare da ciò che invece è ancora più tenebra, che lettura ho fatto della parola di Dio fino ad oggi? Ci sono cristiani che non hanno mai letto, e magari arriveranno a morire senza aver mai letto qualche libro, per esempio, dell'Antico Testamento. Cioè, non so, non hanno mai letto i libri di Maccabei, per esempio, la storia di Mardocheo. Adesso non dico di andare a leggere l'Ecclesiaste, no? Che uno dice, oh, mamma mia, va bene, ma le storie più belle, più importanti, la storia di Giuseppe, la storia di Esther, la storia di Ruth,
Giobbe, Giacobbe, la storia di Esaù, Abramo, Mosè, Mardocheo, il profeta Oseo, il profeta Geremia, il profeta Isaia, il profeta Geo, il profeta Michea. Ma quante storie bellissime ci sono nell'Antico Testamento e noi non sappiamo niente. Poi andiamo dai maghi e dalle maghe a farci dire come dobbiamo vivere. Poi andiamo dalla cartomante a farci leggere le carte o la mano per sapere se. Poi vado a farmi leggere i fondi di caffè. Poi vado da quella che parla con i morti. Perché capite, alla fine abbiamo bisogno di risposte, no? È ovvio, abbiamo bisogno di dare un senso a questa vita. Noi siamo cercatori di senso. Abbiamo bisogno di datori di senso. E dove li prendiamo? Dalla maga. Dopo ci perdiamo in chiacchiere dalla parrucchiera, piuttosto che davanti alla gazzetta dello sport, al bianchino, alla birra e a quant'altro. Però noi ci diciamo cristiani, cattolici, maturi. E invece dovremmo avere la parola di Dio tra le mani. Ma dov'è la nostra Bibbia in casa? Dov'è che è? Provate, adesso ve lo chiedo, guardate, se vi chiedo, dov'è la tua Bibbia? Dov'è la tua parola di Dio? Dov'è che la tieni? Oh mamma, aspetta che vado a prendere il cane da tartufo, che non so più dov'è. E allora che cosa leggi? Che poi la domanda ancora prima, ma tu leggi? Quanto tempo dedichi alla lettura? Se conoscessimo il tema del passo che stiamo leggendo, potremmo seguire senza difficoltà la lettura di un capitolo, soprattutto se abbiamo a disposizione la Bibbia, possiamo seguire anche personalmente il testo scritto. Certo che abbiamo a disposizione la Bibbia, no? Certo. Per cui dobbiamo riconoscere da soli che la Sacra Scrittura ci resta in buona misura sconosciuta. No, ditemi, se ha torto, io volentieri accetto. Però voglio sapere dove, perché io non lo so. È vero che ci resta sconosciuta, è verissimo. La storia di Noè, il diluvio, Sodoma e Gomorra. Ma quanto c'è da imparare dentro tutti questi testi? Ah, il Dio dell'Antico Testamento è un Dio vendicativo, ma l'hai mai letto? No, perché oggi ci sono i fanfaroni, no? Quelli che vanno a vendere notizie false, no? E peccato che questa gente non l'ha mai letto. Cioè la domanda è, ma tu l'hai letto? Tu l'hai letto tutto? Non parliamo di ciò che non conosciamo, perché poi facciamo brutta figura. San Gerolamo diceva, ignoranza di Cristo è ignoranza della scrittura, quindi, scusate, è il contrario, ignoranza della scrittura è ignoranza di Cristo. Ecco, incredibile, questa colpa dell'ignoranza della parola di Dio, scrive, sì lo so che tanto voi direte, ma tanto Padre Giorgio lo legge prima e quindi sa già cosa, invece no, non è così, vabbè comunque, lo scoprirete in cielo. Questa colpa dell'ignoranza della parola di Dio non può avere altro seguito che il proposito di recuperare con serietà e fedeltà quanto abbiamo trascurato, e i teologi qui dovrebbero mettersi al lavoro prima di tutti. Beh, bello questo affondo, no? Beh, in primis siamo noi che dobbiamo studiarla, la parola di Dio, che dobbiamo amarla, gustarla, approfondirla, cercarla, no?
Quindi recuperiamo. Adesso vi farò un piccolo progettino, un piccolo proposito per il recupero serio e fedele di quanto abbiamo trascurato. Non si risponda che una meditazione comune non è il momento adatto per imparare a conoscere la scrittura, che questo sarebbe un obiettivo troppo profano da raggiungersi al di fuori di questo contesto. Si intenderebbe la meditazione in modo completamente sbagliato. La parola di Dio deve essere udita da ognuno alla sua maniera e secondo la sua capacità di comprendere. Il bambino sente e impara per la prima volta la meditazione della storia biblica. Il cristiano adulto vi ritorna per approfondire sempre più il suo apprendimento. E non finirà mai di imparare ogni volta che si troverà a leggere ed ascoltare la Bibbia. Allora, dunque, innanzitutto la meditazione, vabbè, sono tante cose belle. Dunque, innanzitutto è bello in famiglia, no? Leggere la parola di Dio. E uno dice, sì, ma il bambino non capisce niente, ma cosa lo dici tu? Non capisci più di te, forse. Quindi, leggerla, ascoltarla, leggerla ai nostri ragazzi, ai nostri bambini, e vedrete che cose bellissime. Poi ci sono anche dei libri bellissimi con le illustrazioni stupende, no? Io mi ricordo che uno dei primissimi album con le figurine che ho ancora qui con me a Roma, lo porto sempre con me, ormai questo album delle figurine ci avrà, non lo so, un po' 40 anni, ecco, 46 anni, no? 45 anni, 43 anni, insomma, più di 40 anni di sicuro, qui dietro le mie spalle, sempre con me. Uno dei, forse credo che sia stato il primo album delle figurine, perché non mi ricordo di averne avuti altri, e di sicuro se ne ho avuti altri li ho buttati tutti, sono persi tutti e non ne ho mai finito uno. Questo è l'unico che io ho finito, questo album delle figurine, ed è la storia di Gesù. La vita di Gesù. Io non so quanti bambini che avevano la mia età hanno avuto qualcuno che gli regalasse questo bellissimo album delle figurine. Io ho avuto questa grazia immensa. La mia nonna mi regalò questo album stupendo. Ricordo che ovviamente non c'era nessuno con cui scambiare le figurine, perché vi ricordate quando eravamo piccoli scambiavamo le figurine, cioè i doppioni che avevamo, li davamo, non so, mi ricordo che c'avevo quello di Gigrobo d'acciaio, no? Ecco, quei tempi andava molto. Erano i doppioni che avevo di Gigrobo d'acciaio, li davo ai miei amici, mi davano le loro, ci scambiavamo le figurine, così completavamo l'album, ma io non sono mai riuscito a finirlo. Quello di Gesù, non avevo nessuno con cui scambiare le figurine, perché mi ricordo che non c'era, però sono riuscito a finirlo e ce l'ho finito e me lo sono sempre portato con me da frate. Immaginate Giorgio, ragazzo giovane che entra in convento con l'album delle figurine, no? Va bene, ma abbiamo fatto anche questo nella vita. Giorgio sacerdote con l'album delle figurine, eh sì, certo, perché è stato uno dei miei primi catechismi. È lì dove io ho cominciato a conoscere la parola di Dio, a vedere le illustrazioni. E perché un bambino impara di più con le immagini, no? Che non con le parole. Quindi la mia nonna all'inizio, la sua catechesi fu: comincio a farti vedere delle immagini, dei quadri belli, delle immagini belle, a sfondo religioso, in modo tale che te le faccio vedere e te le spiego. Bellissimo, no? E quindi, e mi ricordo che uno, e sono sicuro che probabilmente la suora, testimone di tutto questo, che è ancora viva, probabilmente questa suora sta ascoltando questa meditazione, perché so che segue le meditazioni adesso. Magari non so se sentirà proprio questa, ma è molto probabile che la sentirà. Mi ricordo che da ragazzo, ero già adolescente, o forse un po' prima di adolescente, mi ricordo che uno dei libri
della scrittura che mi affascinava tantissimo di più di tutti era l'Apocalisse. E allora mi ricordo che la mia nonna me lo raccontava il libro dell'Apocalisse e io ne rimanevo talmente affascinato da questo racconto, no? Che un giorno andai in libreria, c'era questa libreria vicino a casa della mia nonna e vicino alla chiesa, e quindi io andai in libreria dove trovai questa suora che era una persona amica, no, che conoscevamo, e mi ricordo che entrai e le dissi vorrei il libro dell'Apocalisse, cioè io volevo solo il libretto dell'Apocalisse, perché c'erano questi commentari al libro dell'Apocalisse. Allora questa suora mi fece tutto un panegirico, no, per dirmi no, ma guarda, è un libro difficile, qui là, su giù, ma io non volevo sentire ragioni, e quindi presi questo libro dell'Apocalisse. E certo, non ho capito il libro dell'Apocalisse come posso averlo capito adesso, no, non ho compreso come, però l'ho compreso come un ragazzo. Ho compreso quello che ho compreso. Mi è servito? Certo. Certo che mi è servito. Fondamentale. La lettura e la meditazione in comune è fondamentale. Ognuno poi capisce quello che capisce, però è fondamentale. Si trasmette, si impara. Ci vuole un adulto che trasmetta questo gusto della parola di Dio. E poi ecco il proposito di recuperare con serietà e fedeltà quanto abbiamo trascurato. Beh, il proposito potrebbe essere questo. Ogni giorno, scelgo un libro, che può essere dell'Antico o del Nuovo Testamento, e ogni giorno, in modo progressivo, leggo un paragrafo, un mezzo capitolo, quello che è, del testo. Per esempio, non lo so, non ho mai letto la storia di Esther, il libro di Esther. Benissimo, bellissimo, bellissimo. Benissimo, comincio, capitolo 1, versetto 1. E ogni giorno leggo, non lo so, 10 versetti. E lo faccio al mattino, così questa parola dentro mi scava, mi parla. Quella che si chiama la ruminazzo, la rumino, no? E poi la sera rileggo. E vedo come è andata la giornata su quello che ho letto. Ma io magari non capisco, ma a me non mi dice niente. Fa niente. La parola di Dio, anche se ti sembra non dire niente, scava dentro. Ti parla. Ti verrà utile un giorno, vedrai che quella parola ti ritornerà alla mente. Dirai, ah, ecco, adesso ho capito. Quindi ognuno imparerà qualcosa, anche i vostri bambini. Voi li potete leggere il libro più complesso, il libro dei proverbi, no? Per esempio, il libro del Siracide. Mi leggo due versetti a mezzogiorno, come sono come due sentenze, no? Per me oggi il Signore mi dice anche questo, e me lo tengo lì, me lo mastico, no? Con fedeltà però, ogni santo giorno. Prosegue, ma non sarà solo il cristiano, ancora un adulto, a lamentarsi spesso dell'eccessiva lunghezza della lettura biblica o della difficoltà a comprendere integralmente. Simile lamentela avverrà anche dal cristiano adulto. A tal proposito va detto che è proprio il cristiano maturo a trovare troppo lunga anche la lettura biblica più breve. Che significa questo? La scrittura è un tutto, e ogni parola, ogni frase, una tale molteplicità di riferimenti al tutto che è impossibile aver sempre presente questo tutto al di là di singoli aspetti. Qui dunque risulta evidente che la totalità della scrittura, e quindi anche ogni singola parola di essa, trascende di gran lunga la nostra comprensione. Quindi vedete, c'è sempre un po' un oltre, no? Che ci supera. Perciò,
può essere solo un bene se quotidianamente ci viene richiamato alla mente questo fatto che ci rimanda Gesù Cristo in persona, nel quale sono nascosti tutti i tesori della sapienza e della conoscenza. Colossesi 2,3. E noi subito pensiamo cosa? All'Eucaristia. Noi pensiamo al tabernacolo, diciamo, beh, lì è nascosto tutto, tutto il nostro tesoro. Quindi anche quando non capisco, anche quando mi sfugge magari quel dettaglio importante, quell'approfondimento importante, quella collocazione importante, va bene, io so che in Gesù lì è tutto nascosto, è tutto custodito. Forse, scrive, si può dire che ogni lettura biblica deve essere per qualche tempo, per qualche aspetto, troppo lunga per non risultare una raccolta di sentenze di sapienza pratica, ma la parola della rivelazione di Dio in Gesù Cristo. Quindi è importante, no, che ci disponiamo a tutto questo. La parola di Dio ci rivela Dio in Gesù. Ecco perché in chiesa deve essere letta, o meglio, in chiesa deve essere proclamata bene, non biascicata, ma proprio proclamata. La parola di Dio va proclamata, non va letta. Vieni a leggere le letture? No, vengo a proclamare le letture. Le letture in chiesa non si leggono, si proclamano. Io ho ancora la mia Bibbia di Gerusalemme che presi quando ero ragazzo. E quella Bibbia mi ha accompagnato sempre, mi ha accompagnato tutti i miei studi teologici, mi ha accompagnato quando andavo a fare gli esercizi spirituali da adolescente, quando andavo a fare i ritiri, quando pregavo in camera mia. È sempre stato con me. Sempre quella. Dobbiamo avere, come dire, no, un amore, una cura per la parola del Signore. La scrittura è un corpus, un tutto vivente, e per questo la lettura nella comunità di persone che vivono insieme dovrebbe essere impostata soprattutto come lezione continua, cioè lettura continuata. Libri storici, profeti, Vangeli, Epistole, Apocalisse, nel connettersi gli uni agli altri si leggono e si ascoltano con parola di Dio, certo. Infatti in chiesa diciamo sempre parola di Dio. Ma bisogna vedere se ci crediamo veramente, se l'applichiamo veramente, se facciamo quello che vogliamo noi. Che sapete, la parola di Dio può dire tante cose, ma poi io faccio quello che voglio. La comunità in ascolto si trova posta grazie a questa lettura nel cuore dello straordinario mondo della rivelazione del popolo di Israele, con i suoi profeti, i giudici, i re, i sacerdoti, le sue guerre, le sue feste, i suoi sacrifici, le sofferenze. La comunità dei credenti entra nel cuore della storia del Natale, del battesimo, dei miracoli, della predicazione, delle sofferenze, morte e risurrezione di Gesù. Partecipa a ciò che in un tempo determinato è avvenuto su questa terra per la salvezza di tutto il mondo e a sua volta riceve in questo modo la salvezza in Gesù Cristo. La lettura continua dei libri biblici costringe chiunque sia disposto ad ascoltare, a portarsi, a farsi trovare là dove Dio ha agito per la salvezza dell'uomo una volta per tutte. Ecco perché è importante. Proprio la lettura liturgica ci presenta in modo del tutto nuovo i libri storici della Sacra Scrittura. Diventiamo partecipi di ciò che un tempo accade per la nostra salvezza. Ci dimentichiamo di noi stessi, che bello, no? Ci perdiamo nel partecipare al passaggio del Mar Rosso, nella traversata del deserto, nel passaggio del Giordano per giungere alla terra promessa. Sprofondiamo nel dubbio e nella mancanza di fede insieme con Israele, rinnoviamo l'esperienza dell'aiuto e della fedeltà di Dio attraverso la punizione e la penitenza. Tutto questo non nell'immaginazione reale, ma nella santa realtà di Dio. Nella santa realtà di Dio, la parola di Dio è reale, sempre reale. Siamo sradicati, sentite che bello, ma queste sono parole bellissime, siamo sradicati dalla nostra personale esistenza e trapiantati nella storia santa di Dio sulla terra. A me vengono i brividi a leggere queste cose. È lì, sentite,
È lì che Dio ha agito su di noi e ancora oggi agisce su di noi, sulle nostre miserie, sui nostri peccati, per mezzo dell'ira e della grazia. Non nel senso che Dio sia spettatore e partecipe della nostra vita attuale, ma nel senso che noi siamo ascoltatori, sentite, noi siamo ascoltatori e partecipi dell'agire di Dio. Nella meditazione della storia sacra, della storia di Cristo in terra, questo è l'importante. E solo per quel tanto che ne siamo partecipi, Dio anche oggi è con noi. Qui si verifica un completo capovolgimento. Non è nella nostra vita che si devono ancora mostrare la presenza e l'aiuto di Dio, ma al contrario, questa presenza e aiuto ci sono già mostrati nella vita di Gesù. È lì che noi vediamo già Dio che ci aiuta. In effetti, per noi è più importante sapere che cosa Dio abbia compiuto nei confronti di Israele e del proprio figlio Gesù Cristo che non cercare di scoprire quale sia l'intento di Dio nei miei confronti oggi. È più importante la morte di Gesù che non la mia morte. La risurrezione di Gesù dai morti è l'unico motivo della mia speranza di risorgere anche io al giudizio finale. La nostra salvezza è fuori di noi, non nella storia della mia vita, ma solo nella storia di Gesù Cristo posso trovarla. Solo chi si fa trovare in Gesù, nella sua incarnazione, nella sua croce, nella sua risurrezione, costui è presso Dio e ha Dio presso di sé. La mia salvezza dov'è? La mia salvezza è in Gesù. Vedete che opera di decentramento che ci fa fare? La Sacra Scrittura quanto ci decentra da noi stessi? È importante, eh? Meditando la Sacra Scrittura noi vediamo Dio che agisce su di noi come ha agito su di loro. Noi siamo ascoltatori e partecipi dell'agire di Dio. È un capovolgimento, eh? La presenza e l'aiuto di Dio ci sono mostrati nella vita di Gesù. Noi guardiamo la vita di Gesù e lì vediamo come Dio agisce. Quanto Dio ci aiuta. Ed è, certo, ed è più importante. Cioè, ed è importante sapere che la nostra salvezza è in Gesù. È in Lui, è lì che abita la nostra salvezza. Tutto questo, e concludo, tutto questo ci renderà più importante, più salutare ogni giorno la lettura liturgica della parola di Dio in ogni suo aspetto, e noi diciamo la Santa Messa, andare alla Santa Messa. Noi parliamo della nostra vita, noi parliamo della nostra vita, delle nostre miserie, della nostra colpa, ma tutto questo non è affatto la vera realtà. È nella Scrittura che troviamo la nostra vita, la nostra miseria, la nostra colpa, la nostra salvezza. È piaciuto Dio agire su di noi in quel contesto e per questo solo in esso riceveremo aiuto. Solo dalla Sacra Scrittura impariamo a conoscere la nostra propria storia. Il Dio di Abramo, Dio di Isacco, Dio di Giacobbe è il Dio e il Padre del Signore nostro Gesù Cristo ed è il nostro Dio. Ecco, quindi andare alla messa anche con questa attenzione. Nella Santa Messa abbiamo la parola di Dio e l'Eucaristia. Abbiamo tutto. Abbiamo la parola di Dio che ci illumina, che ci purifica, che ci conforta, che ci istruisce. E poi abbiamo il suo corpo dato, il suo sangue sparso. Gesù veramente, realmente presente lì nell'Eucaristia. E così siamo abbracciati da tutta questa realtà di Dio. Bene, benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amen. Se lodato Gesù Cristo, sempre se lodato.